classifica molto complicata. Certo. Buonasera, buonasera agli amici di TVB 85 dalla redazione mobile vanizzagnoli.it. Buonasera, allora vi raccontiamo la probabile retrocessione del Parma che ha perso 4-3 a Cagliari, vinceva 2-0, poi 1-2, 2-0 e poi 0-2 e 1-3. Ha preso a pochi minuti dalla fine, vado a vedere via i minutaggi, Marin 2-3, vediamo. No, 2-3 è stato, no, pardon, 2-3 è stato due minuti, è stata metà ripresa, 2-3. Gaston Pereiro, 3 pari, il parmigiano Cherry allo scadere. Parma che meritava di vincere, ha perso, è capitato troppe volte. Immagine davvero incredibile, João Pedro che ha dentro di sé le emozioni incredibili di questa partita e le lacrime di Jasmine Curtis, hanno giocato insieme se non vado errato al Palermo, questi due giocatori erano giovanissimi entrambi, il capitano Jasmine del Cagliari, Leonardo Semplici, che ha allenato, sentite, Jasmine Curtis, esatto, alla SPAL solamente una stagione fa, e le lacrime di questa è un'immagine incredibile, questa è un'immagine pazzesca, c'è tutto. Ma Crusso, la gioia del capitano del Dazon, che però è lì a consolare Jasmine Curtis, che ha giocato una grande partita, come la sua squadra, come il Parma, davvero si dà, fare uno sconfitto. Quindi abbiamo in classifica partita, però, il Crotone così, che ha perso in casa 2-1, direi con l'Udinese, il Parma quota 20, il Cagliari 25. E il Torino a 27, mancano 6 giornate alla fine, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 7 giornate alla fine, durissima, 7 punti. Parma che, ripeto, meritava di vincere e invece ha perso. Non è l'anno del Parma, come racconta spesso Fra De Vincenzi. Un accenno a Sassuolo-Fiorentina, perché tanto per i neroverdi conta 0. Fiorentina che va in vantaggio con un bel sinistro di Jack Giacomo Bonaventura, palo di Castrovilli e poi due calci di rigore. Berardi, servito con una palla filtrante, riesce a dribblare, insomma a indurre Drągowski, così si chiama il portiere polacco della Fiorentina, al fallo. L'ha cercato parecchio, ma insomma, a norma di regolamento ci può anche stare. Drągowski che non voleva tornare in porta nel momento della trasformazione. Passa pochissimo e la scena si ripete. Posso anche andare a vedere con chi, perché ero distratto, dovendo fare solo il messaggero.it. Non che non sia importante, però mi chiedono magari di non raccontare azione per azione. Allora Obiang, verticale per Berardi, il pari, e poi Raspadori, sì, colpito da Pezzella, c'era, non ricordo chi abbia dato, quindi 2-1, e poi il Tris, occasione per Venuti, occasione per Berardi, occasione per Essery, che ne è entrato, e poi il 3-1 da parte di Maxim Lopez, il francese, al secondo gol stagionale. E la Fiorentina in silenzio stampa, qui abbiamo anche dei tifosi viola, purtroppo Beppe Iachini, tra l'altro si avvicina per l'appunto il Cagliari, Cagliari che arriva a meno 5 dai viola, sarà difficile, ma insomma Beppe Iachini che è un amico, un buon allenatore, ma infinitamente passivo, passivo all'infinito, non puoi fare ovunque gare di attesa, poi la paghi, paghi tutto in una volta. E mai è, insomma, quello che è accaduto, ma ce ne sono stati di continuo di momenti sliding, Marco Russo sliding door all'interno della partita fino al gol di Alberto Cerri, ragazzo nato a Parma, cresciuto nel Parma, che probabilmente
condanna il Parma alla Serie B. Vedremo naturalmente quello che accadrà. Esultanza rabbiosissima. Sotto di due gol, la rimonta non riusciva da 54 gradi. Postazione ha detto: voi parlate, continuate a parlare, magari lo sentiremo anche più avanti cosa avrà da dirci. Li ha messi tutti dentro, semplici, non poteva fare altrimenti. Sì, assolutamente, non poteva fare. Vai, vai. Chiedo scusa agli amici di TVB. Ogni tanto passo in versione vanizzagnoli.it. Ok, allora siamo fermati perché stiamo ascoltando DAZN, Marco Russo. Grazie Emanuele Pozzi in regia, grazie a Luca Bello per l'opportunità. Giornata di grandissime emozioni in Serie B, la Reggiana sconfitta a Reggio Calabria 2-1, tanto per cambiare, gol di Montalto, pareggio anche bello di Carbo, l'uomo della promozione, e nel finale la solita disattenzione difensiva porta al punto del vantaggio. La Regina che aveva già, mi pare, vinto all'andata. Sempre più dura per la salvezza, fortuna che il Pisa ha battuto il Cosenza per 2-0 con anche una rete di Mazzitelli, l'ex del Sassuolo. E Cosenza un pizzico in difficoltà. In questo momento, tra l'altro, i play-out non si farebbero perché l'Ascoli è più 5 e servono non più di 4 punti di margine per disputarli, appunto. E in alto, beh, l'Ascoli ha vinto 2-1 a Ferrara con la Spalla, appunto. Il Pordenone ha battuto 2-0 il Frosinone, che adesso rischia pure di essere risucchiato. Frosinone incredibile, Fabio Grosso sopravvalutato, come tanti che hanno solo il nome, insomma. Un conto è stato il calciatore, non solo al mondiale, Fabio Grosso calciatore, un altro l'allenatore. E continuano in tanti a essere chiamati perché hanno il nome, il cognome. In vetta resta un spettacolo solito dell'Empoli sul Brescia, 4-2. Oggi parlavo al Mapei Stadium con Giancarlo Marocchi, mi diceva che Alessio Dionisi, tecnico di Toscani, è il più comprato. Era sotto contratto con l'Imolese, l'ha voluto il Venezia in Serie B, era sotto contratto col Venezia, l'ha voluto appunto la squadra del presidente Corsi. Vicenza Lecce 1-2, successione 0-1, 1-1 e 1-2, Salernitana Venezia 0-1 fino al 91esimo, direi, pareggia Gondò e poi c'è anche un fallo sul terzo, sul secondo, è sempre Gondò o Condò, come si chiama, Gondò, ribadisce in gol, segna. Chiedo scusa, ma era. È più che dubbia la situazione. E ne deriva che il Lecce è ancora più uno sulla Salernitana, il Venezia quindi ha perso l'ultima opportunità, meritava di vincere, mentre il Monza batte la Cremonese per 2-1. Stasera poi basket, abbiamo ascoltato a Radio Rai la vittoria di Milano, quasi mai in discussione, sulla Virtus Bologna. E diamo un'occhiata anche allo scudetto del volley femminile. Stasera la prima gara, siamo 2-1 per ora per Conegliano, 23-25, quindi successo sorpresa del Novara, 40-38 parziale da record, poi 12-15 per il momento, no, 26-24, quindi 2-1 e adesso 12-15, a speranza che vadano al tie-break. Conegliano che non perde, credo, da 60 o 61 gradi. Straordinaria stagione per le Pantere. Sentito prima il collega amico, Antonio Riviero del Gazzettino, ribatterà, cioè finisce tardi e quindi il giornale va via con un tampone, si dice. Ha messo egli una notizia di un pezzo, un articolo di ciclismo. Grazie per l'attenzione. E poi ci sarà martedì il turno infrasettimanale di calcio, quindi è tempo di verdetti, quindi Cagliari Parma 4-3, Crotone 1-2. Andiamo a vedere risultati Serie A, scriviamo, è molto facile. Sì, Sampdoria Verona 3-1, quindi il Verona scivola a meno 5 dall'ottavo posto dal Sassuolo, comunque tanta roba. 1-2 Crotone Udinese, Sassuolo Fiorentina 3-1. Serie B, andiamo a vedere cosa non abbiamo citato.
ammesso che interessi. Pisa Cosenza 3-0 addirittura, scusate. Cittadella Chievo 1-0 con Gargiulo. E poi il Pordenone, vediamo. Pordenone Frosinone 2-0, lo dicevamo. No, beh, basta, abbiamo detto tutto. Richiedo scusa. Bene, siamo umani. La stanchezza, insomma. Buonanotte.